Cara Lidia, io non mi sarei mai immaginato che quel biglietto della lotteria ricevuto come il resto del rigattiere ci avrebbe fatto vincere una fortuna. Ed io non mi sarei mai immaginata che dopo aver vinto una fortuna sarei rimasta con te. Forse perché grazie a quei soldi abbiamo un nuovo bed and breakfast. Abbiamo, noi abbiamo un bed and breakfast. Tu sei una dipendente, non te lo dimenticare, eh? E meno male, con tutti i ricconi che passeranno, il primo che si lascia calappiare, vi saluto. E faresti proprio bene, adesso che abbiamo la palestra, la sauna. A proposito di sauna, non vi ho detto la novità. Stamattina, mentre eravate a fare la spesa, è arrivato il tecnico e adesso funziona. Oh, che bello, così vado subito a farmi una sauna. Il primo riccone che passa mi trova già lì, pronta per l'uso. Adriana lavora! Va bene. Dai, ma allora dobbiamo fare qualcosa di speciale, no? Adesso che la sauna è già in funzione, sarebbe un peccato non sfruttarla. Ferma, in funzione. Sapete chi è che deve venire a darci l'ok definitivo, no? No. Non mi dica che deve venire quel tipo. Come si chiama? Quello vestito sempre di nero con le idee un po' all'antica. Brava, proprio lui, il dottor Baronti. E in fondo questo bed and breakfast è nuovo di zecca e deve venire anche a darci la nuova licenza. Io ho un'idea. Facciamo un sauna party. Fantastico. In fondo il bed and breakfast è pieno di clienti e saranno tutti contenti. Ma voi siete matte, ma quale party? La sauna è appena stata inaugurata, potrebbe anche essere pericolosa. No. E poi al dottor Baronti non piacerà di sicuro. Sempre con queste storie. Il dottor Baronti, quando verrà qui, la troverà già in funzione, così ci darà la licenza prima, no? Non credi? Dici? Signori, eccomi qua. O te che faresti, Giordano, con questo cappello? Da oggi non mi chiamerete più Giordano, ma Magic Giordano. Magic? Certo, ho appena finito di leggere il grande libro della magia e molto modestamente sono pronto a stupire il mondo. Che bello! Ma senti, puoi far apparire anche le cose? Ma stai scherzando? Allora non è che puoi far apparire due biglietti per lo show dei muscolosi di stasera? Adriana, lavora! Va bene. E te, Giordano, togliti questo cappello e vai a potare la siepe. Guarda, Cristian, che io da questo cilindro posso far uscire anche dei conigli. Se è per questo un cilindro non importa. Dopo la fuga di ieri sera dal ristorante, un coniglio ce l'hai già davanti. E sono scappato, sì, c'era un'esplosione. Un'esplosione? Ma se hanno aperto la bottiglia di champagne. Insomma, via, qui dobbiamo mettere tutto a posto perché tra poco arriva il dottor Baronti. Noi abbiamo bisogno della licenza e se quando arriva non è tutto in ordine, la licenza non ce la dà, capito? Fermi tutti che mi è venuta un'idea. Noi non solo facciamo un sauna party, ma facciamo anche esibire Giordano in una delle sue magie. Sì! No, e poi il dottor Baronti che dirà, eh? E poi io di questa festa non sono convinto, forza, si smette tutto, avanti. Ma scusa, Cristian, ma al dottor Baronti, per caso, non gli piace il saluto romano? E gli piace sì. E allora, i romani andavano sempre a fare le terme. Meglio di una bella sauna, ne facciamo fare una pure a lui. Ma che sei sicuro? E certo, poi, quando vedrà il mio spettacolo di magia, rimarrà così soddisfatto che la licenza ce la firmerà immediatamente. Ma, secondo me, al dottor Baronti la sauna non piace. Caro camerata, devo dire che ha avuto veramente una bella idea a farmi visitare questa sauna nuova. Mi ricordo quando c'era lui, le terme andavano di moda, perché la gente andava depurata, non so se mi spiego, vero? Io mi ricordo che nel 1938, ancora in fasce, fui portato da mio padre a visitare le terme di Castrocaro. Sì, ma io l'ho detto e facciamo questo party che al dottor Baronti piacerà tantissimo. E guardi che successo, guardi quante persone ci sono. Questi pidocchiosi. Non vorrà mica che io entri nella sauna insieme a questi pidocchiosi qua, che come minimo saranno anche comunisti. Sì, dai Lidia, facciamo uscire tutti dalla sauna, dai. E tu Adriana, dacci una mano invece di perdere tempo con questa sangria. Dai, fuori. Ma insomma, che modi sono questi, Si stava benissimo dentro. Avanti! March! Forza! In fila! Quando c'era lui c'erano i manganelli, allora sì che c'era soddisfazione! Avanti! March! Ecco, dottor Baronti, adesso la sauna è tutta sua, può andare tranquillamente. Mi raccomando, chiuda la porta per bene, perché non vorrei che qualche pervertito entrasse dentro di nascosto.
Non si preoccupi, sarà sigillata. Oh Cristiano, chi è sta buffonata? Ieri voglio indietro i soldi. Qui non si frigge mica con l'acqua. E fa ragione Lele, non è colpa mia. Signori e signori, un attimo di attenzione. Il nostro Bed and Breakfast ha preparato per voi uno splendido spettacolo di magia. Ecco a voi Magic Giordano. Buonasera, mi chiamo Magic Giordano e questa sera vi delizierò con un grandissimo numero di magia. Farò sparire una donna qui presente. Faccia sparire me? Ecco sì, me la faccia sparire, ma non me la faccia riapparire più. Come sei ignorante. Niente affatto, farò sparire la qui presente valletta Miss Adriana. Miss Adriana, o che è questa buffonata? E poi perché lei? Ma perché sono d'accordo, no? Anzi, adesso devo andare dentro l'armadio ad aiutarla. Ad aiutarla? Sì, adesso lui la farà entrare da destra, poi dirà la parola magica, io l'aiuto ad uscire da sinistra, così quando riaprirà l'armadio non ci sarà nessuno. Senti che roba. Adesso Adriana si posizionerà dietro la tenda e dopo aver pronunciato la parola magica scomparirà. Brim sala brim. Originale Giordano, eh? E adesso, come per magia, riapparirà. Non può riapparire. Adriana ha sbattuto la testa. Ah, bene. Allora vi racconterò una barzelletta. La sapete quella di Pierino? No! Quella dei carabinieri. Niente sauna, niente party! Andiamo via! Mi dispiace, mi scusi! No, che mi dispiace, è una schifezza, però, ma non è possibile! Signor Cristiano, ma vada a quel paese! Cristiano, non si frigge mica con l'acqua! Ha visto, Voi e le vostre idee di organizzare i party con i maghi! Guarda che figura si è fatto! Dai, andiamo a rimettere a posto, va bene! Mi scusi, è lei il titolare? Sì. Permetta che mi presenti, io sono Franco Rossi, candidato alle prossime elezioni per il partito Avanti Popolo, e aggiungerei anche... Alla riscossa, bandiera rossa, la trionferà. Sono bloccato. Hanno bloccato dentro. Oh, m'hanno sequestrato comunisti. Aiuto! 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 Sono bloccato dentro! Aiuto! Che succede? Io ho trovato il suo bed and breakfast su internet e mi domandavo se potevo tenere qui il prossimo comizio per i compagni. No, guardi, un'altra volta l'accoglierò, ma oggi non la posso proprio ospitare, mi scusi. E perché? È perché abbiamo appena finito un party, tra l'altro... Un sauna party è andato malissimo, per cui dobbiamo rimettere a posto. Ma siamo tutti compagni, ci diamo tutti quanti una mano, rimettiamo tutti insieme. E poi io amo la sauna. Forse lei non lo sa, ma nella vecchia Unione Sovietica fu dato valore strategico ai bagni termali. Sofia, mi faccia vedere questa sauna, che ne parlo ai compagni. No, ma dove va? Ma stia fermo! Oddio, ti muoio in te! Oddio, soffo! E soffo! Aiuto! 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 Dov'è? Ah, eccolo lì la sauna! No. Lei dentro non ci può mica andare, che c'è il dottor Baronti in sauna, che fra l'altro penso che se la stia godendo piuttosto bene. Quindi, signore, mi dispiace, ma adesso non si può disturbare. Oh. Ma come no? Lasci fare a me! Che cosa vuol dire che c'è soltanto una persona lì dentro? Dove sono andati a finire i sani valori di solidarietà, di uguaglianza? Venga, che adesso apro io! Ma no! Ma Lidia, ma perché l'ha lasciato andare? Disgraziati! Disgraziati, ma cosa avete combinato? Io vi denuncio tutti! Tutti vi denuncio! Sono diventato tutto rosso! Anch'io sono rosso! Anche lei! Venga qua che cantiamo! Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà! Ma che è svenuto? Sarà stata l'emozione! È l'emozione! Insomma, ve l'avevo detto che la sauna poteva essere pericolosa, eh? Avete visto se è bloccata la serratura? Certo che ci è andata bene. Il dottor Baronti avrebbe anche potuto fare una brutta fine.
E per fortuna cadendo ha sbattuto la testa e ha perso la memoria. Altrimenti la brutta fine l'avremmo fatta noi. E Adriana come sta? Si sta riprendendo, si sta riprendendo. Gliel'ho data io la medicina giusta. C'è una pasticca? Ma che pasticca? Le ho mostrato la foto di Johnny Depp nudo e si è ripresa subito.